Salve a tutti amici, un saluto al vostro corrado esposito personal trainer, eccoci qua ragazzi. In questo video vi faccio una piccola introduzione a quella che sarà la mia fase di massa nel 2024-25, ovvero quella fase che mi accompagnerà fino a primavera. Sostanzialmente quando poi torneremo a fare, inizieremo a fare la definizione. Quest'anno non mi sono definito troppo, sono rimasto sui 90 kg, avrei dovuto perdere altri 3-4 kg. Per stare tiratissimo, però va bene, non mi è interessato perché non era quello l'obiettivo. È stato duro fare la definizione durante quest'estate, è stata veramente molto dura perché ho lavorato tantissimo e quindi purtroppo il tempo era sempre poco. Come al solito, prima di partire col video, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Allora, ragazzi, torneranno gli sgarri. Adesso devo andare a trovare un ragazzo che mi segue sugli altri canali YouTube, che c'è il ristorante una trentina di chilometri da casa mia. Là farò il video dello sgarro. Probabilmente a breve tornerò da Burger King, da McDonald's, faremo i video dello sgarro, degli sgarri, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. È chiaro che io farò una fase di massa, ho detto a bulk in questo momento. Molto semplice, ragazzi. Le cose che funzionano, secondo me, sono quelle molto semplici, senza fare chissà che cosa pazzesca, mettersi là, le tecniche. Raga, è molto semplice il mio metodo. Schema piramidale, abbassando sempre di più le ripetizioni, alzando sempre di più i pesi, variando gli esercizi ogni volta in qualsiasi allenamento e di base aumentando il volume di lavoro. Cresce la forza, cresce la massa. È chiaro che bisogna affiancare a tutto ciò anche un'alimentazione diversa. Io ho sempre mangiato molto poco, anche l'anno scorso, durante la fase di massa non mangiavo tantissimo e la forza non era niente di eccezionale. Ragazzi, quando ho ottenuto i più grandi risultati, mangiavo tanto, mangiavo veramente tanto il giorno. Poi quando mi tiravo riuscivo a rimanere molto muscoloso avendo mangiato tanto. Negli ultimi anni mi sono rinsecchito un po' troppo l'estate perché l'inverno non facevo una grande fase di massa. Ho aumentato quindi le calorie, ho aumentato i carboidrati, ho aumentato i grassi, mangio un po' di pane a pranzo, la sera. Mi sparo dei bei paninazzi nei momenti in cui devo fare degli spuntini. Ho comprato tipi cereali. Per mangiare i cereali, quelli ghiotti, farò vedere. Ho preso quelli della Kit Kat, li proveremo. Se riesco, pure domani farò un video di prova di questi cereali molto buoni, molto ghiotti, vi dico. Belli dolci, fatti bene. Quindi sto aumentando anche le calorie per avere più forza, altrimenti poi ti metti in palestra sotto i pesi e non ce la fai. Certamente, ragazzi, mi alleno a casa, non ho i pesi troppo elevati e non ho tutta l'attrezzatura che avrei in palestra, quindi è sempre limitata la cosa. Però negli ultimi anni comunque sono riuscito a fare grandi cose senza problemi. La mia idea, fatemi sapere nei commenti se vi piace, è quella di fare dei vlog, ovvero delle giornate mie di lavoro e palestra. Delle giornate dove vi faccio vedere più o meno quello che mangerò in quel giorno. Cosa faccio di cardio, cosa faccio di pesistica, in modo da farvi vedere passo passo come si evolve la mia fase di massa. Lo volevo fare anche in fase di definizione, l'ho fatto all'inizio l'anno scorso, alcuni giorni, poi non sono riuscito più a stare dietro. Se vi interessa, ragazzi, vi faccio vedere. Alle volte vi faccio vedere magari una colazione, alle volte un pranzo, alle volte una cena, vi faccio vedere quello che mangio, alternato l'allenamento serale, non tutto, alcune parti dell'allenamento di come mi alleno, e alla fine la sera monto questo video e ve lo metto là, ogni 2-3 giorni, un paio di volte, 3 volte a settimana si potrebbe fare, secondo me. Fatemi sapere se vi piace l'idea, in modo che potete avere più un quadro generale di come io vado avanti ogni giorno. Perché, raga, se faccio video dell'allenamento non vi piace, lo segue poca gente. Se faccio video solo degli sgarri, dopo un po' stufo. Fare video, oppure anche dell'alimentazione, quello che faccio, fare video alternati è importante. Io non sto prendendo nessun integratore. L'inverno non li prendo praticamente mai. Vediamo se proprio ci avrò voglia, qualcosa lo prendiamo di creatina. Cose basiche, ragazzi, perché sostanzialmente non ne sento la necessità. Io sento molto più la necessità di mangiare. A me il cibo mi è utile come un integratore naturale. Quindi non mi devasto di integratori, non sto là a spendere centinaia di euro al mese. Secondo me si può bypassare se si mangia adeguatamente. Perciò domani faccio lo sgarro, comunque il sabato lo sgarro l'ho lasciato. E niente, dai ragazzi, questa è la fase di massa. L'allenamento subirà un cambio radicale. Nei prossimi giorni farò questi vlog tipo martedì. C'ho voglia di seguire tutta la giornata. Vi faccio vedere alcuni pasti, il cardio, la palestra. Anche perché io faccio cardio quasi tutti i giorni, ma pure per mantenermi in forma a livello di fiato. Non si dovrebbe fare cardio tutti i giorni l'inverno. Certamente ho abbassato molti ritmi. Quest'estate facevo 40-45 minuti al giorno, ora ne faccio 20-25. Quella è la media, giusto per rimanere in forma.
Quindi farò vedere anche i vari livelli di cardio, cosa farò, le varie tecniche di cardio che uso, gli allenamenti, e in più voi mi direte la vostra, se vi interessa. Se ci sono dei piccoli consigli da dare, ragazzi, ve li posso pure dare, ma non mi posso dilungare perché ci vuole troppo tempo a spiegare le cose. È chiaro che sto valutando di mettere a punto un programma invernale di allenamento per la massima massa e per la massima forza. Ho fatto il programma quest'estate, l'ha preso un ragazzo solo, vi dico la sincera verità, anche io non è che ho fatto marketing più di tanto, vedo che non siete molto responsivi da quel punto di vista, ragazzi, che mi frega, cioè. Io sono certo dei miei programmi, i risultati li ho sempre avuti e li continuo ad avere, quindi sono programmi testati. Se a nessuno interessa, amen, si va avanti, non è che muoio di fame. Quindi fatemi sapere, faremo dei vlog proprio delle mie giornate di allenamento e quella sarà la mia fase di massa spiegata più nel dettaglio. Ciao, aglio!